Ci puoi fare un breve riassunto della tua vita, della tua carriera? Cioè, tu vieni da una città, tra l'altro una città bellissima come Innsbruck. Come mai hai deciso di giocare a basket? Eri già alto da piccolo, oppure avevi altre passioni, altri sport e poi ti sei trovato, tra virgolette, invischiato nel basket o era il tuo sport preferito da piccolo? E poi come mai hai poi deciso di passare a professionista? Allora, è stata una strada molto lunga, direi. Ho iniziato a giocare il basket a 11 anni, perché la mia sorella ha giocato, lei ha 7 anni di più di me e lei ha sempre giocato, poi mio fratello più vecchio di me, di 3 anni, lui ha giocato e poi io ero il piccolo che sempre volevo giocare, però non potevo. Poi quando avevo 11 anni la mia mamma ha detto che va bene, adesso puoi giocare in una squadra. Non so, eri più piccolo ma è più alto magari, no? 11 non ancora, Ah, poi dopo. poi dopo è cresciuta. Sì, questa è una cosa, ero sempre il più alto della mia, in scuola ero sempre il più alto. E niente, allora ho cominciato a 11 anni, mi è piaciuto tanto, ho giocato a Innsbruck, prima nella squadra della scuola, perché c'era un insegnante che ha fatto una squadra lì. Poi ho cambiato a un club, dove ho giocato un paio d'anni. A 16 anni sono andato negli Stati Uniti, vicino a San Francisco. Ho fatto un anno di high school, tipo era un scambio. Scambio culturale. Sì, e lì ho giocato anche lì nella high school. E questo penso che era una delle esperienze più belle per me perché sono arrivato lì a 16 anni da solo e fare parte di una squadra subito quando arrivi è una cosa molto molto bella e anche i compagni di squadra lì mi hanno subito visto come uno di loro e allora questa era una cosa buona per me. Dopo quell'anno lì sono tornato a Innsbruck a giocare un anno ancora a casa e poi dopo sono andato ancora negli Stati Uniti e quella volta lì sono andato al college. Ero in un college della seconda divisione a Denver, che lì penso che ho cambiato tanto come giocatore perché sono arrivato un po' con le idee un po' Un po' non, confuse. sì, confuse, però avevo un allenatore che veramente mi ha cambiato la vita, mi ha insegnato tante cose non solo per la pallacanestro ma anche per la vita e abbiamo ancora un rapporto molto buono e lo chiamo ogni tanto ma lì quelli 4 anni che ho fatto lì erano molto molto buono per me personalmente e anche del basket. Poi dopo allora lì ho studiato anche l'informatica e ho laureato e alla fine dovevo decidere cosa voglio fare, voglio andare a lavorare oppure provo a fare il professionista qua in Europa. E volevo solo provare perché non sapevo se, Ci saresti sì, riuscito. se. Poi ho fatto la Summer League a Treviso, che durava solo 4 giorni, però erano 4 partite dove penso ho giocato molto bene. E niente, allora mi sono arrivati offerte da Reggio Emilia e poi c'erano alcune altre squadre, Sempre italiane? sì, italiane, poi una da Francia, una da Grecia, però quella di Reggio Emilia mi è piaciuta perché mi hanno detto che posso giocare subito e non volevo andare in un'altra squadra dove non gioco e queste cose, mi piace stare in campo e stare lì. E niente, ho giocato a Reggio Emilia 3 anni. E poi dopo quell'anno a Udine l'anno scorso e adesso qui accanto. Quindi se non avessi fatto il giocatore di basket saresti un tecnico informatico? Ah, non lo so. Senti, ma visto la forza degli sciatori in Austria, non è che magari tua mamma e tuo papà volevano farti diventare uno sciatore della squadra austriaca, no?
Sì, ma in Austria fare il sciatore è una cosa quasi impossibile, perché tutti fanno lo sci. Come in Italia tutti fanno il calcio. Sì, è uguale. Beh, direi complimenti per la vita di Ben, perché Ben a 16 anni da solo andare dall'altra parte dell'oceano, penso che non sia la cosa più facile di questo mondo. Quindi tu a questo punto capisci quando un americano giovane, magari di 18, 19, 20 anni, arriva in Italia, in Europa, e non è facile ambientarsi subito perché cambia totalmente lo stile di vita, e sei comunque un ragazzo giovanissimo e sei magari qua da solo. Sì, è una cosa difficile, però anche una cosa bella, perché non sei a casa con gli amici e devi cambiare la tua vita e devi imparare a creare un spazio per te dove riesci a abitare bene e stare bene. E penso che questo è una delle cose più importanti, a parte della pallacanestro, che io ho imparato negli anni a San Francisco, a Denver, poi Reggio Emilia, poi Udine, Cantù, di trovare sempre un modo in cui io sto bene. E sì, è una cosa molto importante, penso, per tutti di imparare. Sì, è un modo per farvi crescere, per essere pronti alla vita. Ti chiedo, parli benissimo l'italiano, parlerai benissimo l'americano, se parlare penso austriaco, tedesco, quante lingue parli alla fine? Austriaco. sì, il tedesco ovviamente è la mia prima lingua. Poi l'inglese, dopo 5 anni lì, anche a una età abbastanza giovane, penso che l'ho imparato molto bene. E l'italiano faccio già un po' più di fatica, e poi in scuola tanti anni fa ho imparato il francese, però non mi ricordo quasi niente. Vabbè, considero che magari ci sono personaggi di altri sport che sono 7, 8, 9 anni che sono in Italia e non parlano ancora nessuna parola di italiano, quindi capisci che hai fatto, sei già molto bravo. Senti, ti chiedo, tra l'altro, qualche dato statistico, parlavamo prima delle stoppate. Benjamin Hortner, a proposito di avere una buona mano dalla media distanza ed avere movimenti da centro, è primo nella classifica, nella percentuale dei tiri totali dal campo, quindi sia da due che da tre punti. Ben Hortner è in testa con il 58,46%, segno comunque che la mano ce l'hai per segnare non solo vicino al canestro, ma anche dai 4-5 metri e anche da tre punti, ti ho visto provare. Sì, ma secondo me questa è una cosa che fa vedere che la squadra lavora insieme per avere degli buoni tiri, perché se io tiro con il quasi 60% vuol dire che la squadra lavora insieme, che io riesco ad avere dei tiri non difficilissimi. Senti, a Cantù c'è un personaggio che ormai è qui da parecchi anni, che ha messo radice a Cantù, ed è Bruno Arrigoni. Chi scopre i giocatori, chi va in America, chi viene alle varie Summer League, sia in Italia che in America, per scoprire i vari Benjamin Hortner e giocatori da portare a Cantù. Quanto è importante avere un personaggio così che conosce tanto il basket, che ha tantissime amicizie, cosa magari che manca in grandi società tipo magari l'Armani di Milano? Io penso che non sono nella posizione di come si dice, criticare o dire delle cose su di lui, perché penso che lui conosce la pallacanestro molto di più di me. E ovviamente le sue successi parlano per lui, e non c'è altro da dire. Penso che lui ha fatto delle squadre qui a Cantù. Ogni anno c'è una squadra buona che o sono nei playoff oppure quasi non vicino ai playoff, e sì, secondo me è una cosa importantissima che c'è uno come lui che capisce molto non solo della pallacanestro ma anche delle persone, perché si vede che le squadre che sono qui, i giocatori sono sempre anche come persone, sono persone molto serie. E allora niente, io ringrazio voi. Grazie per avermi qui e ci vediamo domenica. Domenica. Grazie mille, bene, complimenti. Grazie, ciao.